Buongiorno, c'è un avvenimento legato alla Calabria e di questi giorni e di cui si sono occupati i grandi giornali italiani che vale la pena di riproporre e di raccontare. Ed è l'arrivo in Calabria del ministro canadese dell'Ontario, Tony Sidipo, ministro dell'istruzione, che approfittando di una trasferta a Ginevra per la conferenza mondiale sull'istruzione ha deciso di tornare alla ricerca delle sue radici. Tony Sidipo è nato a Martone, un paesino in provincia di Reggio Calabria, a 10 anni è partito da Martone tentando la via dell'emigrazione e quindi la strada della fortuna insieme alla sua famiglia, una famiglia di contadini poveri. Gente, suo padre lavorava, andava a raccogliere le pietre in montagna con il mulo, e prima in Australia, poi in Canada. Oggi Tony Sidipo ritorna in Calabria in questa sua nuova veste di emigrato vincente. Ma che cosa realmente lega un uomo come lui, un leader politico affermato, ormai amato in Ontario così come Tony Sidipo è amato, che cosa rimane ancora tra un giovane affermatosi oltreoceano e che rientra, anche se per 2 giorni soltanto, per una visita, noi abbiamo detto, quasi di Stato, in forma riservata, personale, ma altrettanto intensa ed importante, tra lui e la gente ritrovata, tra lui e le radici ritrovate, tra lui e il paese del padre, della madre, della sua famiglia. Noi abbiamo cercato di capirlo, siamo andati a Martone e abbiamo registrato, siamo stati con lui per 2 giorni di seguito per capire qual è il legame profondo che lega un uomo al suo paese d'origine. Questo che vi proponiamo è la cronistoria di questa sua visita in Calabria. Martone è uno dei tanti paesi di Calabria dove fino a ieri non arrivavano neanche i giornali. Paese di miseria e di emigrazione, di rinunce e di speranze collettive, di sogni realizzati e di scommesse andate perdute sulla via del grande riscatto sociale di questa terra di Calabria. Paese di povera gente, nella maggior parte dei casi gente semplice, di cui il mondo politico sembra essersi a volte dimenticato per sempre. Uomini, donne, bambini, dalla faccia pulita, gente per nulla rassegnata, disposta ancora a sorridere e a sperare. Forse è la speranza della disperazione, dice il sociologo Rocco Turi, ma molto probabilmente è anche la forza ad amare gli altri, la capacità di una solidarietà non ancora completamente perduta, la voglia di ricercare se stessi negli altri, la determinazione di credere che il mondo vada vissuto tutti insieme. Proprio così, tutti insieme, anche se nella ricerca disperata di un lavoro, o nella tragedia collettiva di un viaggio senza fine, o ancora di più, alla scoperta angosciosa di una fortuna che solo in pochi troveranno sul serio. Martone, dunque, paese di vecchi mandriani di capre ai piedi del monte, il vecchio Aspromonte, nel cuore della Locride. Siamo a 2 passi da Gioiosa Ionica e ad un soffio da San Giovanni di Gerace, colline impervie battute giorno e notte dal vento salmastro dello Ionio. A vivere in questo pianeta, apparentemente così lontano dal mondo, ci sono oggi meno di 800 anime, quasi una grande saga, accomunata dalla gioia e dal dolore di ogni singolo nucleo familiare, dove il matrimonio di ognuno di loro è il matrimonio dell'intera collettività e dove la morte del singolo diventa, nei fatti, la morte del gruppo. Un paese dove si ride e si piange tutti insieme, dove si ritrovano tutte insieme, chissà per quale strano destino e per intero le tante, troppe facce di questa Calabria che qui vive a cavallo tra presente, passato e futuro. Ma è anche questa una grande fetta di umanità e di calabritudine che forse nessun sociologo riuscirà mai a decodificare fino in fondo, così come nessun sociologo, credo, riuscirà mai a decodificare fino in fondo la commozione che Martone ha vissuto l'altro giorno, quando, proveniente da Ginevra, è arrivato fin qui, uno dei figli di Calabria più amati di Toronto. Qui, in veste personale, e direi in forma strettamente riservata, una visita assai distante dalle classiche tradizioni diplomatiche italiane che anche in questa occasione gli avrebbero volentieri imposto un protocollo esasperante e certamente noioso e fuori luogo. In realtà questa esile figura, incontrata quasi per caso nella sala consiliare del comune di Martone, è uno degli uomini politici più importanti e più conosciuti dell'Ontario, protagonista di primissimo piano della politica e della cultura canadese. Ufficialmente ministro dell'istruzione del governo dell'Ontario, ma nei fatti vera grande rivelazione del confronto elettorale nordamericano di questi ultimi anni.
La sua sembra quasi una favola moderna e come tale da raccontare. Da raccontare, direi, con la stessa dolcezza e con la stessa semplicità con cui lui, Antonio Vincenzo Silipo, si è ripresentato ai suoi amici di sempre. Da queste parti lo aspettavano ormai da qualche anno. Il caso ha voluto che si tenesse a Ginevra la conferenza mondiale per l'istruzione. Da Ginevra in Calabria il salto è assai breve. Da qui dunque la decisione di approfittare di un fine settimana per riscoprire la propria storia passata. È in suo onore il comune di Martone, dove il giovane leader canadese è nato 35 anni fa, ha organizzato le cose in grande. La giunta comunale ha deciso di dargli la cittadinanza onoraria, quasi un voler rafforzare ancora di più il legame che tiene unita la famiglia dei Silipo al suo paese d'origine. Giorgio Imperitura è il sindaco di Martore. Come è nata questa decisione di questa cittadinanza onoraria a Tony Silipo? È nata già da tanto tempo, pensavamo di poter onorare questo nostro concittadino che così ben ci rappresenta in Canada. Ma so che non è l'unico però, perché voi avete anche un altro deputato in Australia. Abbiamo Iemma che rappresenta la comunità italiana, essendo lui nato, però anche se poi rappresenta il Parlamento australiano. Nel Parlamento stesso Iemma siede come rappresentante delle popolazioni d'Australia. Anche tanti e tanti cittadini illustri ne abbiamo che speriamo di poterli fare ritornare qua da noi, e li abbiamo in Italia, principalmente a Torino, dove abbiamo dei personaggi che nel mondo sia dell'industria che dell'artigianato sono rappresentanti con vanto della nostra comunità. Questo è un paese che oggi conta 800-900 anime, ma che in realtà avrebbe potuto contarne molto di più, perché credo che sia uno dei paesi calabresi a più alta densità migratoria. Sì, è vero, il comune di Martone ha subito, come tutti gli altri comuni ma del meridione, questo spopolamento, e noi contavamo un numero nel 67 quasi 4.000 più abitanti. Però è questa diaspora che si è creata, ha portato allo svuotamento continuo della nostra cittadina. I Silipo sono nati tutti da queste parti. Quel giorno, partendo per l'America, il padre di Tony lasciò in Calabria il resto della sua povera dinastia, che oggi continua a vivere qui, ai piedi del Sopramonte, terra di mafia, dicono i grandi giornali, dove si consumano assurdi sequestri di persona e quotidiani delitti, ma dove migliaia e migliaia di uomini in tutti questi anni hanno anche dimostrato di saper solo lavorare onestamente. Sono le due facce di una regione mito, dove gli inviati speciali dei grandi mezzi di comunicazione di massa fanno spesso mandassa dei tanti luoghi comuni fioriti, quasi come leggende, attorno al fantasma della piovra mafiosa. Questa di Tony Silipo è la faccia migliore di questa Calabria, perché la sua è la storia fantastica e bellissima di una famiglia di contadini che un giorno, disperati ed affogati dalla fame, decidono di tentare la grande, straordinaria avventura dell'emigrazione. Una sera il vecchio padre di Tony lascia il mulo in montagna, torna a casa, nella sua povera e vecchia casa, al numero 21 di via Parlà, la vediamo, e dice alla moglie di preparare la valigia. La donna fa come lui dice, avvolge le poche cose che ha sotto gli occhi in un vecchio giaciglio di lana, lo lega con una corda, poi richiude dietro di sé l'uscio di casa. La prima meta è Sydney, in Australia, ma sarà dura anche qui. Il vecchio Silipo si rende ben presto conto di aver fatto male ai conti con la vita. Forse intuisce di aver sbagliato località e con un coraggio certamente fuori dal comune, una mattina si ripresenta a casa della moglie e le chiede di rifare ancora una volta, per la seconda volta, le valigie. Il bastimento li porta nel nuovo mondo. Siamo agli inizi degli anni 60. La terra promessa è il Canada. Qui la loro vita cambia radicalmente. Antonio va a scuola, si diploma con il massimo dei voti, poi si iscrive all'università, frequenta giurisprudenza e prende la laurea con la lode. Diventa un affermato avvocato di Toronto e ben presto decide di darsi alla politica. Oggi la sua storia personale, o meglio la sua storia politica, è la storia simbolo di un uomo che ha giocato sull'altare della solidarietà verso la grande comunità italoamericana tutto quello che aveva fra le mani. La gente lo capisce e lo aiuta a vincere la sua prova elettorale più difficile.
Sembra quasi incredibile, pensate, guardandolo qui in questa squallida sala consiliare del comune di Martone, sembra quasi incredibile che questo giovane sia oggi considerato uno dei politici più rampanti ed emergenti del Canada. Storia di emigrazione vincente, lo dicevamo prima, anche questa, o forse meglio, storia di post-emigrazione. Questa è la sua storia personale, così come lui l'ha raccontata a noi. Ritornare qui al paese per me è stato sempre bello, però oggi in modo particolare, data questa affermazione da parte del comune, della gente, in particolare di Martone, avendo l'occasione di rincontrare vecchi amici, gente che ricordo da bambino, e di vedere anche le tante strade e stradicce del paese che mi portano anche tanti ricordi. So che lei non è questa la prima volta che viene a Martone, è tornato già in passato e ritorna sempre con grande entusiasmo qui. Senz'altro, io sono, questa è la quarta volta da quando sono inizialmente partito dalla fine del 66, all'inizio del 67, che ritorno ogni volta sempre più emozionante, forse questa in un modo particolare oggi. Peraltro c'è una parentesi di questa visita che Tony Silepo fa in Calabria in queste ore e che probabilmente nessun giornale racconterà mai, è questa visita privata che lui ha fatto ieri sera ad uno zio ammalato, peraltro. Sì, in effetti la prima spinta per venire qui, dato che mi trovavo a Ginevra per una conferenza internazionale sulla scuola organizzata dall'UNESCO, era appunto quello di rivedere i